dottoressa Giuseppina Di Lorenzo torna all'appuntamento con Pienza Salute, un'iniziativa promossa dall'ASL Napoli 3 Sud che oggi fa tappa a Torre del Greco. A quali tipo di esami i cittadini si possono sottoporre? Noi abbiamo già avuto altre possibilità di portare in giro il track per la prevenzione di diverse malattie, di diverse patologie. Quindi in questo periodo estivo siamo riusciti però ad avere la prevenzione per il cancro della cervice uterina, quindi ci sono le ostetriche che fanno pap test a tutte chiaramente al target di riferimento, e poi abbiamo la possibilità di far prenotare, visto che è un po' complesso e complicato, prenotare la mammografia, ritirare il kit per l'esame del colon retto e poi c'è la possibilità di prenotare la vaccinazione. Abbiamo colto l'occasione per presentare dei nostri servizi che normalmente non si conoscono, come quello della home visiting, cioè la visita a domicilio di un'equipe, di un'ostetrica e di un'infermiera pediatrica che va gratuitamente a casa delle neomamme. E poi un'altra cosa sicuramente interessante è lo sportello per il consultorio incontra, per le persone con disforia di genere possono prendere contatti con la nostra operatrice per essere inserito in una programmazione. Quanto sono importanti questi screening e quanto è importante la prevenzione? Screenarsi, fare prevenzione significa salvarsi la vita. E abbiamo visto nel tempo come fare la prevenzione per il cancro della cervice ha abbassato di gran lunga la possibilità di morire di cancro della cervice uterina. Quindi, qual è l'incidenza di questi tumori in questi territori? L'incidenza non è altissima, ma siamo attenzionati per Terra dei Fuochi. Quindi Terra dei Fuochi ci ha dato la possibilità di verificare il tasso di mortalità rispetto a queste patologie, ed è chiaro che in queste zone, in questo territorio, il tasso è un po' più alto, ma noi siamo, a parte oggi, operativissimi nei 24 consultori che abbiamo in azienda. Con chiamata attiva chiamiamo le donne target a screenarsi. Rispetto invece alla campagna vaccinale, oggi qui è possibile prenotarsi o effettuare il vaccino? Prenotare, perché anche questo moltissime persone non hanno la possibilità di accedere alle piattaforme, quindi si prenotano e gli operatori danno già l'appuntamento, e questo già è positivo. Sono qui per prenotare alcuni esami sia per me che mia moglie. È un'iniziativa bellissima e vedo che è molto... La cittadinanza sta rispondendo. Infatti è stata recepita bene dalla cittadinanza, che sono da un'ora e mezza qui e ancora mi chiamano, ma perché c'è un'affluenza notevole. Quanto sono importanti questi screening di prevenzione? No, sono importantissimi. A dire la verità, il colon retto lo faccio ogni 2 anni e ora sono trascorsi 2 anni e lo rifaccio. E anche mia moglie la mammografia lo ripete ogni 2 anni. Sono esami importantissimi e invito tutta la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa. A cui si può aderire gratuitamente? Gratuitamente, assolutamente gratuitamente, veramente un'iniziativa lodevole. Per prenotare il vaccino per quanto riguarda il Covid-19. Quindi è importante vaccinarsi? È importantissimo. Voglio il kit per il colon retto. Quanto è importante la prevenzione? Ti salva la vita. I cittadini di Torre del Greco aderiscono a questa iniziativa di prevenzione promossa dall'ASL. Penso che sia importante, perché la prevenzione riguarda cultura, salute e di noi tutti. Quindi un plauso all'ASL, ovviamente, e anche all'opportunità della parte dell'amministrazione di dare questa opportunità per i cittadini, no? E quindi di informazione pure. La prevenzione riguarda un po' in via generale un po' tutto, e quando è possibile cerchiamo sempre di farlo.